Oscar Fingelow Flaherty Wilde nacque a Dublino il 15 ottobre 1854 in Irlanda da una famiglia colta e benestante. Suo padre, William Wilde, era un noto oculista e scrittore, mentre sua madre, Jane, soprannominata Lady Wilde, era una poetessa e attivista politica filonazionalista. Oscar crebbe in un ambiente colto e stimolante, circondato da letteratura, arte e discussioni intellettuali. Dopo aver frequentato la Portora Royal School, Wilde studiò al Trinity College di Dublino, dove eccelse in studi classici e vinse vari premi accademici. In seguito ottenne una borsa di studio per il Magdalen College di Oxford, dove sviluppò ulteriormente il suo interesse per il classicismo, la letteratura greca e quella romana. Ad Oxford, Wilde fu influenzato dal movimento estetico, che promuoveva l'arte per il piacere dell'arte stessa. Qui perfezionò anche il suo stile, sia nel vestire che nella scrittura, acquisendo una reputazione di dandy, sostantivo che sottende l'essere elegante alla moda, sostanzialmente il trend di oggi. Dopo la laurea, Wilde si trasferì a Londra, dove iniziò a farsi un nome nell'ambiente culturale dell'epoca. Pubblicò il suo primo volume di poesie, Poem, nel 1881, che fu accolto con recensioni miste, ma che contribuì a consolidare la sua fama di poeta emergente. Nel 1882 Wilde intraprese un tour negli Stati Uniti, dove tenne conferenze sull'estetismo e il culto della bellezza. La sua personalità eccentrica e il suo modo di presentarsi con abiti sgargianti e comportamenti provocatori lo resero una figura celebre, anche se controversa, sia in Europa che in America. La frase «non importa se parlano bene o male di te, l'importante è che parlino», attribuita a Wilde, riflette perfettamente la sua attitudine nei confronti della celebrità. Gli anni Ottanta del XIX secolo furono un periodo di grande produttività per Wilde. Scrisse saggi, racconti e romanzi che rivelarono la sua acutezza critica e il suo senso dell'umorismo pungente. Tra le sue opere più importanti c'è Il ritratto di Dorian Gray del 1890. Il suo unico romanzo è una storia gotica che esplora il tema del narcisismo, della corruzione morale e del desiderio di eterna giovinezza. La trama, incentrata sul personaggio di Dorian Gray, un giovane bello che desidera rimanere eternamente giovane mentre il suo ritratto invecchia al suo posto, fece scalpore per il suo sottotesto immorale e decadente. Un'altra opera molto prestigiosa è Salomè, un'opera teatrale in un atto, scritta originariamente in francese. Fu vietata in Inghilterra a causa del suo contenuto scandaloso, ma divenne celebre grazie alla produzione e alla rappresentazione in Francia. Wilde esplora i temi della lussuria e della vendetta attraverso la figura biblica di Salomè. Wilde è forse meglio ricordato per le sue brillanti commedie di costume, caratterizzate da dialoghi arguti e satirici, come nell'Importanza di chiamarsi Ernesto del 1895, probabilmente la sua opera teatrale più famosa, una commedia leggera basata sugli equivoci e le doppie identità. Altra opera teatrale di livello è Il ventaglio di Lady Windermere del 1892. Una donna senza importanza del 1893 e per finire Un marito ideale del 1895. Queste opere affrontano temi come la società vittoriana, le ipocrisie morali e le convenzioni sociali, ma sempre con un tono leggero e ironico. Nel 1884 Wilde sposò Constance Lloyd, con la quale ebbe due figli, Cyril e Vivian. Nonostante il matrimonio, Wilde condusse una vita segreta, intrattenendo relazioni omosessuali. Il suo primo rapporto omosessuale fu con Robbie Ross, suo caro amico e scrittore. Ma la sua relazione più famosa fu quella con Lord Alfred Douglas, noto come Bosie, figlio del marchese di Queensberry.
Magnifica commedia. Mio cugino Lord Alfred Douglas è qui. Vorrebbe tanto farti le congratulazioni. Oscar, questo è Bosie Douglas. Ci conoscevamo già. Lionel mi portò a Tye Street. Come avrei potuto dimenticare? Ho adorato la sua commedia. La gente non sa se scherza o dice sul serio. Erano scandalizzati. Specie del suo discorso. Ma più frivolo lei sembra, più serio è in realtà, giusto? Mi piace. Grazie. Chiedo scusa, Lord Alfred. Bosie, per lei. Bosie. La moglie di Oscar è estremamente docile e ingenua e non sospetta nulla, nonostante le continue dicerie sul conto del marito. Quando ci raggiunge? Non viene. Deve restare a curare Lord Alfred. Quei Douglas stanno sempre male. E il padre di Bosie, Lord Queensberry, è un uomo spaventoso. Non vorrei che una figlia mia sposasse un Douglas. Non ho figlie femmine. Ma hai molto tempo ancora, mia cara. Oh. Oh, è così. È colpa mia. Una volta nato anche Vivian, ho pensato solo ai bambini. Ecco perché Oscar passa tanto tempo con i suoi amici maschi. Ha bisogno di discepoli. Lord Alfred è un poeta, un ottimo poeta, dice Oscar. Studia i classici. Con Oscar parlano sempre di Platone. Non c'è niente di male. Davvero. Non importa se c'è o no. Bisogna vedere se sembra che ci sia. Alla gente importa solo questo. Il marchese Queensberry è totalmente contrario al legame tra il figlio e Wilde e obbliga Bosie a non vedere più Oscar, ma i suoi ordini non vengono rispettati. Vada bene, Wilde non è uno sciocco, parla bene, davvero bene. Ma che importa se poi racconta solo balle? Altro che balle, è il male. Per questo insisto che devi smettere di vederlo da subito. Devo? Cosa vuoi dire con questo? Voglio dire che ti tolgo il tuo mensile se non fai quello che ti dico. A questo punto il marchese, su tutte le furie, si reca a casa di Oscar Wilde. Dov'è? Il signor Wilde non riceve visite. Dov'è? È occupato, signore, non posso... Levati dai piedi! Chiedo scusa, ci sarebbe un signore che... Sono venuto a dirle di lasciare mio figlio in pace, brutto sodomita. O lei mi giura che non avrà più niente a che fare con Bosie o mi rivolgerò a Scotland Yard. Vada al diavolo. Se la trovo con Bosie un'altra volta, le giuro che la frusterò a sangue. Fuori da casa mia. Lei stia zitto! Lo decido io quando è che me ne vado. È uno scandalo quello che lei ha fatto. No, lo scandalo lo fa lei. Come ha trattato le sue mogli. Come trascura i suoi figli. E soprattutto la depravata insistenza perché diventino tirannici e senza amore come lo è lei stesso. Arthur, questo è il marchese di Queensberry, il più infame bruto e il meno umano padre di Londra. Non farlo più entrare in casa mia. Dopo le accuse di sodomia da parte del marchese, avvenute anche pubblicamente, Oscar Wilde, invece di ignorarle, decide di querelarlo per diffamazione. Mio padre non può continuare a fare della nostra vita un tormento come questo. Oscar, ti prego. Non scappo via così, Robby. Non voglio nascondermi. Sarebbe un agire da inglese. Se porti Queensberry in tribunale, si scatenerà l'inferno. Tutta la vita ho combattuto contro il vizio inglese. L'ipocrisia. Non che questo sia il punto. Il punto è che Queensberry ha già causato la morte di un suo figlio. Se non cerco di fermarlo adesso, chi sarà la prossima vittima? Un'azione legale avrebbe certamente successo, purché, e insisto su questo, purché non ci sia alcun fondamento nell'accusa fatta da Lord Queensberry. Certo che non è vero. Se avessi l'assicurazione dal signor Wilde che le cose stanno davvero così... In quelle accuse non c'è alcun fondamento. Bene. Tuttavia, il processo si ritorce contro Wilde quando emergono prove delle sue relazioni omosessuali. Fu arrestato e processato per atti di oscenità grave,
come veniva definita l'omosessualità nell'Inghilterra vittoriana. La sentenza della corte è che lei sia imprigionato e tenuto ai lavori forzati per 2 anni. Nel maggio 1895 Wilde viene dunque condannato a 2 anni di lavori forzati e imprigionato a Reading Hall. L'esperienza della prigione lo segnò profondamente, sia fisicamente che mentalmente. Durante la sua detenzione scrisse una lunga lettera a Lord Alfred Douglas, pubblicata postuma con il titolo di De Profundis, in cui riflette sulla sua vita, il suo declino e la sua redenzione spirituale. Al termine della pena, Wilde si trasferì in Francia, dove visse in esilio fino alla sua morte, adottando il nome di Sebastian Melmoth. Durante questo periodo scrisse la ballata del carcere di Reading del 1898, un toccante poema che descrive le sofferenze della prigione e la condizione dei prigionieri. Dopo il rilascio, Wilde visse in povertà e isolamento, abbandonato dalla maggior parte dei suoi amici e conoscenti. L'unica che non l'abbandona è la gentile moglie, che oltre a non chiedere la separazione, gli concede di poter vedere i figli. Concessione però che purtroppo dura poco, perché poco dopo la moglie muore e i figli vengono sottratti al padre a causa dei passati problemi giudiziari. Gli ultimi anni della sua vita furono caratterizzati da malattie e rimpianti. Morì di meningite il 30 novembre 1900 a Parigi, all'età di 46 anni. Si dice che le sue ultime parole furono: «O se ne va quella carta da parati o me ne vado io». Fu sepolto nel cimitero di Père Lachaise, dove il suo monumento funebre, opera di Jacob Epstein, è oggi una delle attrazioni più visitate. Oscar Wilde è stato famoso per la sua sagacia, il suo spirito critico e la capacità di osservare la società e la vita con uno sguardo ironico e penetrante. Ecco una selezione dei suoi aforismi più belli e significativi. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso. Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Questo è tutto. La vita imita l'arte più di quanto l'arte imiti la vita. Il cinico conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla. Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li infastidisce di più. L'uomo è meno se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità. La società spesso perdona il criminale, non perdona mai il sognatore. Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle. La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. L'esperienza è semplicemente il nome che diamo ai nostri sbagli. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Oscar Wilde è considerato uno degli scrittori più importanti della letteratura inglese. Le sue opere continuano ad essere studiate e rappresentate per la loro satira sociale, il loro umorismo e la loro acuta critica della morale vittoriana. Il suo spirito arguto, la sua personalità carismatica e la sua tragica vita personale hanno reso Wilde una figura simbolica del decadentismo e del movimento estetico, ma anche un precursore della modernità, anticipando temi come l'individualismo, la libertà sessuale e l'arte come forma di ribellione contro la società. Per concludere, la vita di Oscar Wilde è un perfetto esempio di genialità e contraddizione. Amato per il suo spirito brillante e il suo talento letterario, Wilde ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della letteratura. Tuttavia, il suo percorso è stato segnato anche da sfide personali e sociali, con la sua caduta in disgrazia che riflette i pregiudizi dell'epoca. Wilde ci ha insegnato non solo l'importanza dell'arte e della bellezza, ma anche il valore di essere fedeli a se stessi, nonostante le avversità. La sua eredità vive ancora oggi, nelle sue opere e nelle lezioni di libertà e autenticità che ci ha trasmesso. Se
Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di iscrivervi gratuitamente al canale, mettere un like e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni.